Certo, dobbiamo comunque aspettare l'ufficialità, quindi giustamente il primo passo, a quanto pare, oltre a questa voce, l'ufficiale è quella della conferma di Liquidato come, come allenatore, che penso che stia andando anche a fare il suo corso a Coverciano per poter allenare in C. Sì, io piuttosto speravo che tu mi dessi qualche notizia sullo stadio, perché io, visto che tu mi hai detto la notizia bomba te la dico io. C'è qualche voce che dice che forse il Fondi potrebbe giocare a Gaeta alle prime partite di campionato, in attesa che l'Arnale Rosso venga reso idoneo a una serie professionistica. Io sappia, la Fondi stanno lavorando per sistemare, sì, però è chiaro che dipende dai tempi. Ingenti, anche se credo che è l'unico stadio della provincia abilitato ai campionati professionistici sia quello di Latina, mi sembra di poter dire, quindi Gaeta probabilmente avrà bisogno di qualche intervento aggiuntivo, ma si tratta di interventi tampone, a differenza dell'Arenale Rosso, che credo debba anche edificare la tribuna dall'altra parte, insomma tutta una serie di misure piuttosto importanti. Quindi chissà che non ci vediamo sulle tribune del nostro amato Ricinello a commentare qualche partita di campionato professionistica. Ciò è già accaduto, ti do questa lo sai che tra i miei ricordi ci sono tante cose. Il Formia, quando andò in Serie C2, in attesa della ristrutturazione del San Pietro, giocò le prime 4 giornate di campionato qui a Gaeta. Ricordo anche gli avversari, uno fu la Puteolana, che arrivarono un mare di tifosi davvero di questa squadra importante, questa squadra gloriosa del campionato campano. Per quanto riguarda il resto, non lo so, Felice, è un campionato che non conosco, quindi... Nessuno di noi lo conosce. Ecco, sì, nel senso che lo seguo sui giornali perché mi appassiona le vicende di squadre molto vicine a noi. Ho seguito la Villa Citrese quest'anno, che è cominciato malissimo, poi si è salvata, quindi è un campionato da vivere. Certo, dipenderà anche dal girone dove verrà collocato il Fondi, quindi sarà anche quello... Ma non credo che ci siano molte alternative, sicuramente nel girone calabrese, campano, laziale, quello dell'Isola Lir di quest'anno, credo che ci sia tutta la possibilità di essere inserito. Piuttosto, saltiamo di palo in frasca, è proprio questo uno dei dubbi che ha la società e ha tutto l'ambiente. Sembra che il Gaeta, con l'andata via proprio del Fondi, il fatto che il Formia non è salito, il Terracina che si è salvato per miracolo, insomma è l'ultima squadra in geograficamente parlando, distante ben 70 km dal capoluogo di provincia, quindi si parla di un possibile, non probabile, secondo me nemmeno auspicabile, inserimento del Gaeta nel girone campano della Serie D, il che comporterebbe qualche onere in meno dal punto di vista delle trasferte, ma onere in più dal punto di vista del clima da affrontare su certi campi. D'altra parte, hai visto, il Napoli si è venuto a Fondi, ha vinto 2-0 con grande autorità, estromettendo proprio il rossoblù dalla Pool Scudetto, quindi campionati sicuramente molto di livello. Poi dovrebbero, credo, poi sistemare la squadra in base a quel girone campano. Le signorine non ci vogliono, insomma. No, sicuramente no. Io ricordo il Gaeta degli anni che furono, con una difesa straordinaria, con Dagunto, che era un gladiatore, Dal Monte, che era un altro giocatore che, come si diceva una volta, o palla o piede, Remo Forte, che era un grande campione in assoluto. E insomma, si potrebbe far bene anche lì. Chiaro che la società deve saperlo in tempo per strutturare la squadra in maniera idonea. Peraltro, la domanda che mi farai sicuramente è come vanno le cose in chiave. Insomma, aspetto che primo passo, appunto, nuovo tecnico, sempre giovane, sì, ancora una scelta giovanile. E poi in conferenza stampa mi sembra di aver capito che è stato dichiarato che la squadra dovrà essere giovane con qualche ragazzo di esperienza. Sì, la conferenza stampa l'ho seguita per Sport Pontino qualche giorno fa. Devo dire che è una conferenza stampa che ha detto poco, pochissimo, nel senso che non è stato presentato praticamente nulla se non l'allenatore, il quale ha detto più o meno come la pensa, ma neanche più di tanto, perché ha comunque condizionato il modo di giocare ai giocatori che avrà a disposizione. Al momento non si sa quali giocatori restano, quali giocatori vanno via, quali vengono, quindi l'allenatore non poteva sbilanciarsi più di tanto. La cosa su cui hanno ribattuto un po' tutti, a partire dal presidente, a finire dal direttore sportivo, è stato che quest'anno ci sono sicuramente meno soldi, il progetto economico è sicuramente meno importante, però loro hanno sottolineato che ciò non vuol dire un abbassamento della qualità dei giocatori a disposizione. Io su questo non sono d'accordo e in conferenza stampa ho avuto modo di porre le mie domande e anche di fare qualche obiezione. Devo lamentare il fatto, come sempre, del resto, che il resto della stampa sportiva è stata come sempre morbida nei confronti
dei dirigenti della polisportiva Gaeta e dei tecnici. Questo mi dispiace, perché credo che fare qualche domanda che magari va un po' oltre quella che è l'ovvietà delle cose non fa male, anche se siamo all'inizio. Però il Gaeta ci ha abituato ad aver sbagliato più di qualche allenatore. Ricordo un dato statistico: che nessun allenatore della gestione Magliozzi ha iniziato il campionato, l'ha portato a termine. Quindi ecco, il presidente ha iniziato esordendo così: partiamo prima per evitare di commettere gli errori dello scorso anno. Quindi la società è cosciente che c'è stato qualche errore di valutazione. E in questo contesto la scelta di Melchionda mi lascia sicuramente non tranquillissimo, perché è un altro allenatore che, a parte l'esperienza dell'Interreggio in Calabria, peraltro conclusa anticipatamente, poi l'hanno richiamato, però era stato esonerato, non è che abbia fatto tantissime esperienze, soprattutto dalle parti nostre, non conosce questo girone di Serie D, ha visto solo la partita col Selargius dei playoff. Quindi insomma è certamente un allenatore tutto da scoprire, e speriamo che, visto che l'anno scorso con Sottana il cogumelo è uscito bianco, speriamo che quest'anno esca rosso, perché sinceramente sarebbe un peccato ancora una volta partire col piede sbagliato. Sui giocatori non ci possiamo pronunciare, non sappiamo se Melchion avrà a disposizione quelli di quest'anno, tra i quali c'era qualche fuoriclasse assoluto. Io sono innamorato di Marzullo, appunto, di la tua, secondo te quali sono i giocatori da confermare assolutamente? Da confermare assolutamente ce ne sono praticamente, credo, non più di quattro: Di Pietro, Vitale, Marzullo e probabilmente Colantuono. Sono questi i giocatori che a me piacciono di più. Poi si può discutere anche su qualche giovane, ma insomma non è che abbiamo visto cose straordinarie. Forse se devo sceglierne uno proprio tra i cinque che hanno giocato più spesso, dico Amendola, che è stato in alcuni momenti forse l'uomo in più della squadra. Ha avuto le sue flessioni, però non dimentichiamo, è un ragazzo che per la prima volta giocava a questi livelli. Però quelli che ti ho nominato credo sono imprescindibili per giocare, però in un certo modo. Attenzione, se ragioniamo su quello che ha detto Melchionna in conferenza stampa, e cioè che gioca sempre con tre attaccanti, i quali non devono o devono quasi mai aiutare il centrocampo, perché ha detto che nella sua squadra ognuno deve fare il suo ruolo senza commistioni, e allora in quel contesto tattico Di Pietro, Vitale, Marzullo, sinceramente non credo che troverebbero posto tutti e tre, perché il 4-3-3 è uno schema un po' particolare che necessita innanzitutto non più dell'uomo boa dietro le punte, cosa che Marzullo faceva magnificamente, ma là ci vogliono due esterni bravi, capaci di puntare l'uomo, e uno centrale che quando gli arrivava alla fine... playmaker che rompe il gioco, insomma, che costruisce. Sì, quindi... all'Ancelotti, per capirci. Esattamente, quindi possiamo discutere di quello che vuoi tu, ma insomma poi con 4-3-3 ci vogliono su tre centrocampisti almeno due, tipo Oriali e Bedin. devono ragionare, allo stesso tempo anche mettere quantità oltre che alla qualità, quindi è tutto da vedere. Non sappiamo se posso io parlare in giro di uno scambio Branichi Marzullo, no? Fantacalcio, però Fantacalcio ha avuto un grande successo, no? Sul giornale, certo, sportivo. Certo. Si è sentito, diciamo, anche, no, si è anche liquidato a Gaeta, insomma. Sì, e quindi le voci sono contatto, tanti. Quella più di una voce, probabilmente c'è stato qualche contatto. Insomma, io credo che liquidato, dopo tanti anni di allenatore dilettante, si meriti anche la possibilità, nel primo campionato che vince, di accedere a questo mondo dei professionisti. L'ha fatto Grossi, addirittura prendendo il Cassino in eccellenza e portandolo in C2. Io credo che liquidato può fare questo passo. Ovvio, parliamo sempre dell'acqua calda. Bisogna vedere i giocatori che gli mettono a disposizione, perché dipende molto da quello. L'allenatore conta, ma non conta in misura preponderante sulla qualità dei giocatori. Io penso che una buona squadra la fanno soprattutto i giocatori, anche se è vero, e mi contraddico, che quest'anno Sottana aveva una grande squadra e non è riuscito a farla giocare. Bene, allora mi sembra che il punto lo abbiamo fatto bene, abbiamo parlato abbastanza, quindi ci possiamo risentire. Diciamo fra un po' di tempo, penso un mesetto possiamo. Guarda, Ikeda va in ritiro, mi pare il 25 luglio, dal 25 luglio al 13 agosto. Quindi per cui ci sarà la prossima conferenza stampa che illustrerà chi va e chi viene. Quindi quello è il momento importante. Aspettiamo la data per fare il punto sulla situazione. Grazie. Aspettiamo. Intanto non me l'ho chiesto, ma faccio un pronostico per i mondiali. Ah, ecco. Insomma, saranno finiti. Vorrei tanto che vincesse un'africana, che insomma è nel mio cuore, ma la vedo un po' difficile. In alternativa spero nell'Uruguay, poi nel Messico, e se proprio deve vincere una delle favorite, spero che vinca l'Argentina.
Italia. Sono un po' pessimista, ma lo ero pure 4 anni fa, devo dire, quindi non conta molto il mio parere su questo. L'importante è che comunque si vada avanti, si giochi, vinca la squadra che ha più fortuna, oppure... Quello senz'altro è una componente del gioco non indifferente, però non sto vedendo una grande qualità. Non sto vedendo una grande qualità, i vice campioni del mondo ieri sera ci hanno fatto godere, prendendo 2 sberle dal Messico, una grande squadra con buone individualità, che potrebbe essere la sorpresa di questo campionato del mondo, però insomma, poi alla fine sicuramente ci rivedremo ad agosto e parleremo di un'altra squadra che porta il titolo mondiale via dall'Italia. Grazie, alla prossima. Ciao, arrivederci, alla prossima.